Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. All'interno di questo video vi voglio proporre un modo per andare a visualizzare quelle che dovrebbero essere la tipologia degli esercizi che poi si utilizzano quando si va a strutturare una programmazione nel medio-lungo termine. Questo perché c'è una cosa che noi possiamo imparare da tutte le discipline dove l'obiettivo è l'aumento della performance, quindi della prestazione, ossia che tanto più distanti voi siete dal test per vedere se la vostra performance è aumentata, tanto più voi dovete fare cose generali. Tanto più voi vi avvicinate al famosissimo test, tanto più voi dovete fare cose specifiche. Quindi diciamo che se da una parte, quando siamo distanti, si può fare più un minestrone, cioè all'interno della pentola si possono buttare tante cose diverse, man mano che noi andiamo avanti, dobbiamo cercare di togliere le cose che non ci servono fino ad arrivare a quello che poi rappresenta il gesto simile al test che dobbiamo fare. Quindi, come possiamo noi gestire e contestualizzare questo concetto che è alla base di tutte le preparazioni sportive sostanzialmente e nel contesto delle trazioni monobraccio? Quindi in realtà la cosa è molto semplice. Questo tipo di lavoro dovete pensare di farlo per esempio con un esercizio. Noi dobbiamo allenare la trazione monobraccio. Dobbiamo cercare all'interno del contesto della trazione monobraccio qualcosa che sia uguale alla trazione monobraccio, che è la trazione monobraccio stessa. Poi abbiamo dei lavori che ci assomigliano un pochino, ma qualcosa cambia, e degli altri lavori che ci assomigliano sì alla lontana, e hanno qualcosa di simile, ma cambiano anche tante cose, ok? Quindi nel contesto della trazione monobraccio io vi voglio parlare dell'archer, ok? Quindi dell'archer pull-up, che io utilizzo moltissimo come lavoro addizionale per la trazione monobraccio, anche ovviamente se il focus principale della progressione deve essere sul fare la trazione monobraccio. Quindi diciamo che l'archer può essere utilizzato come un lavoro di assistenza, ma in base al momento in cui ci troviamo deve essere utilizzato in forme diverse. Noi diciamo, vabbè, che cazzo di forme diverse ci sono con l'arce, non è che ci sono miliardi di forme diverse. Ecco, diciamo che secondo me si possono trovare due forme principali di Archer che quindi possono essere utilizzate in momenti diversi. Ovviamente il fatto che qui vi siano queste forme principali prevede a sua volta che queste forme possano essere suddivise in altre piccole sottoforme, come può essere un lavoro col mezzo ROM, come in alto o in basso, come può essere un lavoro di sblocco molto lento e via dicendo. Quindi l'idea è individuare queste due forme, che sono semplicemente l'Archer eseguito alla sbarra, l'archer eseguito agli anelli. Ora, uno mi direbbe sempre un archer lè, insomma, mica tanto, nel senso che se voi fate l'archer alla sbarra per poter arrivare in questa posizione, voi dovete andare a calcolare la distanza delle mani e le mani non potranno mai essere in questa posizione, ok? Dovranno essere più aperte in modo che quando mi tiro su di qua io arrivo ad avere l'altro braccio disteso. Ora, se io faccio questo calcolo, vedrete che le braccia sono in questa posizione. Che cosa succede? Che quando io faccio la monobraccio, questa spalla non è in questa posizione, è in questa posizione. Quindi mi capite che tanto più io sono distante dal lavoro specifico per provarmi poi in massimale trazione monobraccio, tanto più posso usare questa variante alla sbarra, perché è molto meno specifica rispetto a questo posizionamento. Man mano che vado avanti sulla programmazione, ha invece senso ad un certo punto spostarmi sull'arcia degli anelli, proprio perché il fatto di avere un attrezzo mobile vi rende il tutto più semplice. Quindi di conseguenza posso partire in questa posizione e vado ad allargare il braccio. Però questo braccio parte in una posizione molto simile rispetto a ciò che poi vado a fare come schema motorio quando lavorerò la trazione monobraccio. Nel momento di massima specificità del gesto, il mio consiglio è quello di fare un archer con uno degli anelli più bassi. Perché? Perché comunque quando faccio l'archer agli anelli, io parto da qua, ma quando faccio la monobraccio non ho le spalle così, molto spesso sono appeso e succede questo. Quindi il fatto di avere un anello più basso mi permette di essere in questa posizione. E di conseguenza quando salgo ho completamente tutta questa catena cinetica che ha l'allineamento ideale rispetto alla trazione monobraccio. Quindi diciamo che all'inizio vi ho detto che erano due perché si distingueva l'arcer alla sbarra e l'arcer agli anelli, poi alla fin fine arcer agli anelli ha queste due sottoforme.
quindi se dovessimo metterle in ordine. Sono distante dalla preparazione, Archer alla sbarra. Sono a una metà via della preparazione e anche vicino alla fase finale. Uso gli Archer agli anelli. Nel contesto degli Archer agli anelli, quando sono circa a 2/3 della preparazione, abbandono l'Archer alla sbarra, lavoro l'Archer agli anelli classico. Quando sono praticamente alla fine, l'ultima settimana, le ultime 2-3 settimane, utilizzo l'Archer agli anelli con questo anello più basso, in modo da partire in questa posizione. Quindi spero di avervi fatto capire come non è che le cose semplici debbano essere rese più complesse, ma semplicemente si cerca di raccogliere e creare un sistema logico, un sistema razionale, che segue un po' quei dogmi che già conosciamo, che fanno parte del mondo della preparazione atletica all'interno di tutti gli sport. Ragionare con l'idea che queste cose non debbano essere utilizzate perché il calisthenics è uno sport nuovo, è uno sport di strada diverso, sono tutte cagate, non è vero. Dobbiamo ereditare il più possibile da quello che già si conosce, e chi non vuole farlo è perché in realtà non vede nel lungo periodo. La mia, quello che vi ho appena presentato, è una visione nel lungo periodo. Perché vi parlo dall'inizio di un lavoro che dura 12 settimane. Cazzo, 12 settimane sono 3 mesi. Sì, sono 3 mesi. Se voi vi limitate a dire vedo il lavoro da qua alle prossime 2-3 settimane e dopo 2-3 settimane ma non so cosa fare. Quello che si fa è prospettare un lavoro sulle settimane. Poi, quando ho finito un macrociclo, ritaro il tutto in base a come è andato quel macrociclo, quindi la singola poi settimana, il singolo mese va un attimo riformulato in funzione di quello che è stato fatto prima, ma l'idea sul lungo periodo, quella deve già esserci. È come avere la ricetta di una torta. Voi sapete già che cosa volete avere alla fine, sapete già le varie fasi della torta, poi ogni sottofase può essere modificata, come per esempio aumento leggermente un ingrediente, passo alla fase dopo, devo aumentare leggermente la cottura, la cosa deve lievitare, magari devo dargli 24 ore in più di lievitazione. Ok, quindi spero di avervi dato degli spunti interessanti, sia di riflessione sia pratici. Adesso non resta che metterli insieme a tutto il resto e creare qualcosa che abbia un senso. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.